libertà. Se dico libertà, lei cosa dice? Non l'Italia di oggi, comunque. Democrazia, vita, società, progresso. Alternativa. Libertà, che decido io quello che voglio fare della mia vita. Circa il 40% dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca è precario. Perché questo governo ha deciso di smantellare la scuola, l'università, la ricerca pubblica? Perché pensa che la conoscenza sia una merce. Anche questo è un diritto, cioè la scuola è un diritto di tutti e tu comunque devi essere libero. Quindi se hai la libertà anche la scuola. La scuola deve insegnare che cos'è la libertà. Libertà di cui parliamo noi non è la libertà di costruire un piano in più sui tetti delle nostre case. Non è la libertà degli impuniti, la libertà di mentire, la libertà di abbattere a spallate la Costituzione. È la nostra libertà, che è la libertà dalle mafie, la libertà dalle prevaricazioni, la libertà di poter stare in questo paese e sentire di essere portatori dei nostri diritti. Certo, non c'è libertà dove c'è mafia. La sinistra come, diciamo, parte politica dovrebbe garantire la libertà. Con una stampa libera si possono ottenere più diritti e libertà. Non abbiamo la libertà di disporre delle nostre, dei nostri guadagni piuttosto che del nostro tempo libero, di nulla. Un periodo un po' così. Se ti dico sinistra e libertà? Mi rassicura un po' di più. Perché in un'Italia in cui ci sono 1 milione di incidenti ogni anno sul lavoro, 1300 morti all'anno, 30.000 invalidi all'anno, bisogna dare una pacca sulla spalla, una tiratina d'orecchie e non si può andare in galera se invece si uccide nelle fabbriche, nelle aziende, come accade ogni anno, ogni giorno. La libertà di informare, di tutto, la libertà di dire quello che si vuole. Vivere bene, vivere tranquilli, vivere in pace con la propria coscienza, con solidarietà, questa è libertà. A qualcuno piace dipingerci come una sinistra radicale e noi saremo radicali nella difesa dei diritti individuali, delle libertà e della laicità di questo paese. E allora sì che ci impegneremo con ogni forza per difendere il diritto a una maternità consapevole, alla difesa della 178. Sempre libertà. Libero da tutti gli schemi religiosi e altro. O anche a una paternità possibile contro le restrizioni della legge 40. O ancora, come scegliere la propria fine vita e quindi in difesa di un vero testamento biologico. Questo per noi non significa essere radicali, questo è costruire una sinistra moderna, laica, riformista di cui questo paese ha un gran bisogno. Io penso che un mondo più laico sia un mondo più giusto. Noi dobbiamo pensare che in questo momento chi è avanti nelle politiche ambientali siamo noi europei. Siamo molto contenti che Obama e gli americani stiano seguendo questa strada che è stata definita negli anni 90 quando c'erano molti partiti verdi nei governi europei, che ancora non si è del tutto esaurita ma che sta correndo il rischio, se veramente le destre continueranno ad avanzare, di tornare indietro. Già il fatto di non inquinare sarebbe una libertà, no? La libertà di non approfittare di una cosa così importante quale l'ambiente, quindi la tutela innanzitutto e il non scendere a compromessi per interessi personali su tematiche di questo tipo. Se ti dico libertà, cosa pensi? Che Berlusconi non stia più al governo. La prima cosa che mi viene in mente. Così almeno non facciamo più figo di merda in Europa e nel mondo. Un mondo che non rispetti le prospettive per le prossime generazioni non è un mondo libero. Donald, sì, in libertà. Libertà, è bello libertà. Libertà di pensiero, innanzitutto. Libertare. Freedom. Quando penso a libertà penso all'insieme di uomini che possono godere tutti gli stessi diritti e degli stessi doveri.
Mi incanta la libertà. La sinistra è stata per secoli il vessillifero della libertà. Se ti dico sinistra e libertà? Che non c'è opposizione, quindi che benvenga un'opposizione nuova, che sappia veramente seguire questo principio della libertà. Il meglio della politica. Libertà è l'unico obiettivo vero della politica, dovrebbe essere almeno. Se le dico sinistra e libertà? Certo, condivido.